Il principe e la principessa di Galles hanno incontrato il personale di servizio di tre paesi del Commonwealth mentre si preparano a svolgere un ruolo fondamentale nel funerale della regina lunedì. Il principe William e Kate, principessa del Galles, hanno visitato un centro di addestramento dell'esercito a Pirbrigt, nel Surrey, per incontrare le truppe che saranno coinvolte nel funerale della regina. Le prove erano in corso in sottofondo mentre la coppia reale parlava con il personale di servizio. Soldati provenienti da Canada. Australia e Nuova Zelanda si sono riuniti a Pirbrigt per provare i loro ruoli nella cerimonia. Il principe e la principessa del Galles li hanno ringraziati per il ruolo che stanno svolgendo in occasione della morte della regina. La coppia ha anche assistito a una tradizionale haka, la danza cerimoniale nella cultura Maori, eseguita da 25 soldati delle forze di difesa della Nuova Zelanda. Greg Gifford, 31 anni, ha detto all'agenzia di stampa PA, una delle cose chiave che ho tolto da ciò che ha detto è stata la maniera in cui la regina guarderà sicuramente dall'alto in basso l'intero servizio funebre. Ha detto che sarebbe interessata ai dettagli dei soldati, come viene eseguita l'esercitazione, è la precisione, il nostro vestito, cose del genere. Il caporale Kyle Cagliari, del contingente cerimoniale canadese, ha partecipato al Queen's Platinum Jubilee a giugno. Ha detto, questa settimana ci siamo esercitati in parate, esercitazioni, tutto quel jazz per assicurarci di essere pronti per il funerale questo lunedì. Mi sento molto onorato e privilegiato di rappresentare la mia unità nella processione. Il CPL Cagliari ha continuato. William mi chiedeva come ci sentivamo all'arrivo di lunedì. La mia risposta a lui è stata scusa per la tua perdita. Ha parlato di come è stato pianto e di quante persone si sentono come se avessero perso una nonna e di quanto sia importante lei era per il paese e il Commonwealth.